Non so. Devi provare soltanto due fette biscottate adesso. Buongiorno. Allora, non so neanche da quant'è che non vloggo, perché voi avrete comunque visto i video. Stefano a casa, io sono a casa per motivi personali, va, diciamo così. E è un periodo un po' particolare. Non sempre ho voglia di dire o di raccontare. Sta a casa da un po'. Diciamo che sta a casa da un po'. E qualche equilibrio si è un attimo, come dire, dimmi. Ma la accendiamo, sì. Si è un attimo rotto, destabilizzato. Non saprei come dirlo se non ve racconto. Però beh, siamo bene, tutto a posto. Oggi vloggo un pochino, anche perché con sto tempo di merda non esco. Preparo la colazione a lui. Il tè? Sì. Ok. Sì, vi ricordo. Un panetto minuscolo di burro. Cioè, guardate quanto è grosso. Poi io preferisco la margarina quando devo fare la colazione, perché è già morbida e quindi faccio prima col burro. Poi non mi piace scaldato per farlo sciogliere. L'avrei dovuto tirare fuori molto prima. Comunque stamattina è tardissimo. Sono tipo le 10. Siamo andati a dormire tardi. E quindi ci siamo alzati tardi, ma sti cavoli, perché pure ieri che era domenica, 8:30 stavamo in piedi, quindi chissene. Adesso preparo a lui le fette biscottate con la marmellata, la colazione, e poi giornata di relax, spero. Però lo devo fare da sola, perché se lui vede quello che io voglio fare, mi vuole aiutare, e io con la testa non ci sto per fare quello che intendo fare. E allora vorrei fargli una sorpresa, con la paura però che si possa incacchiare, e quindi vorrei provare a fargli una sorpresa. Ovvio che se non gli piace se la rimette come gli pare, però cercavo di organizzargliela ancora meglio, perché le cose sono tante. E quindi qui ho levato tutto quell'aggeggio di roba e gli ci ho messo tutto quello che concerne colori, timbri, forbici, diciamo proprio lo spazio bicchieri. E qui c'è quello dei smalti, ci si è attaccate farfalline, smalti, glitter e cose del genere. Qui vabbè, io ho attaccato uno di questi con una puntina. Qua gli ci ho messo le cose, diciamo, creazione. Qua sotto adesso devo dare una bella pulita, e gli ci volevo mettere i fogli e altre piccole cose che non gli ingombrassero lo spazio di lavoro, altrimenti lui non può più lavorare. E quindi spero con tutto il cuore che gli piaccia. In più vorrei dargli i miei cassettini, vi ricordate quelli portatrucco che c'ho al bagno? Dovrei levargli le figure del make up, però gli vorrei dare quelli, in modo che ci si possa infilare altre cose, e mi creerebbe anche un altro ripiano. Però vi ho detto, per farlo lo devo fare che lui sta tranquillo di là, perché sennò non so se vi capita pure a voi, io ho delle idee, riesco anche ad organizzarle, però se ho lui che mi vuole aiutare mi diventa un pochino difficile in questo momento, e quindi vorrei provare a farlo da sola. Poi vi dirò la reazione. Sto rendendogli maschile un porta make up. Ho ritagliato dei pezzi di fogli colorati, li ho messi qua, e poi ci attacco gli adesivi, secondo me gli piace. Guardate che carino. È bellissimo. Pure qua gli ci ho messo un pezzo di carta. Qui l'ho lasciato così, sarebbe troppo lungo adesso. Qui ci ho messo tutti i temperini, spillatrici e cose tecniche. Qua gli ci ho messo tutti gli scotch e le gomme da cancellare. Qui tutti i colori acceso e i pastelli. In realtà ce n'è anche un altro, gliene potrei fare pure un altro. Ma vediamo se non mi fa incacchiare. Finito. Guardate che bella. Cioè, almeno è più ordinata, più pratica. Qua io ci ho messo tutti i fogli, tutti puliti. Cose per le decorazioni, le sue cianfrusaglie varie, bigliettini da visita. Qui dove c'erano tutti i colori, gli ci ho messo le cose per le decorazioni e il folletto dei bimbi coraggiosi. Questo che gli ha regalato la pediatra, con tutte le, qua ci ha voluto mettere tutte le attache. Poi ci ho messo i mouse,
calcolatrice con agendina, questa per quando colora di là, la cassettiera che gli ho preparato e qua tutti i colori. Vorrei vedere la reazione, però vorrei pulirgli la cameretta prima, il lettino. Sì, puoi venire. Adesso. Guarda che cosa ti ho fatto. Ti piace la nuova camera? Questa era quella mia dei trucchi. Guarda che ti ci ho fatto. Ti ci ho messo i super wings, ti ho tolto le cose mie dei trucchi e ti ci ho messo, te l'ho fatte con i Mamma, fogli allora, colorati. io ti devo spiegare una cosa. Se qui, però, la calcola questo, se tu lo metti sopra, io quando lo devo prendere, non lo vedo perché questo l'avevo appoggiato io, solo per dare un compagnino, se stavano qua Ah, vabbè, sopra. però magari ti può servire. Guarda, abbiamo fatto un casino. Hai visto l'ultimo album? Allora, questa è tenuta da parte, questa. Hai visto? Ma sei felice di quello che ti ho fatto? Certo, grazie. Prego, amore Ah, ti devo dire una cosa. mio. Dimmi. Posso spendere intanto o devi dirlo con loro? Allora, mamma, grazie. Però, se qua ci mettiamo le cose, quelle mie, che ne so, no di cozzo, che ne so, le candele, le cose che se cadono non si possono rompere, tipo questo. Beh, ma io ho pensato che tu ormai eri grande, però la voglio rivedere in ordine. Lo vedi così com'è funzionale la scrivania? Sì, allora, qua che Ah, c'è? dammi, sono scordata io di rimetterla a posto, attento. Vedete che carina, questa l'ha fatta Stefano, eh? Io di questa ce n'ho anche un'altra. Di questa. Sì. Se poi tu ti comporti bene, ti darò anche quella. Peccato però che questo si vede se lo metto lì. Non possiamo mettere qui che questo Certo che sì. sono Dimmi. pagine più grandi. Ah, ti volevo spiegare se. Aspetta, il mio progetto che c'è. Tieni Sì. anche queste, se no te le Oh, scordi. Dimmi. grazie. Avevo ieri con una penna avevo fatto tipo un progetto che dovevo ritagliare, ma me lo sono perso perché qualcuno di furbacchione mi ha levato la lente di ingrandimento e quindi non riesco più a ritrovarle. Vabbè, piano piano lo puoi trovare. Che bello. Vabbè, poi troviamo un posto per i computer. Aspetta che... Sì, prendo un attimo la scopa che c'è un casino. Pensi che riesci a mantenerla in questo ordine? Sì. Gli uffici devono essere puliti e sgombri, altrimenti, anche quando dovrai fare i compiti, se gli uffici sono disordinati, la concentrazione non ti viene e fai le cose fatte Ma lo male. sai perché io, allora, io le cose Attenzione. sopra uno all'altro non le voglio. Infatti, chi ti ha messo una cosa sopra l'altro? Qua, perché quando io devo prendere la pasta, come faccio? Amore, Non si fa posso. così. Certo, si fa così. E certo, amore mio, anche nei negozi fanno così. Quando ci sono i maglioni uno sopra l'altro, le commesse che fanno? Fanno così. Prendi la pastina e questo lo rimetti qui. Questa si chiama funzionalità e organizzazione. Bravo. Bravo, poi se non, cioè, puoi anche metterlo così, come ti pare a te. Però le cose si mettono una sull'altra per dare spazio, amore. Capito? Sì. Come vedete, io faccio tutto con le puntine. Mo' gli ho appeso questo in modo che qua ci mette tutti i disegni che ha, come dire, che ha fatto. Che fai? Ma qui hai finito di fare sulla scrivania? E allora guarda un po' che c'è ancora un bicchiere messo male. Devi mettere a posto appena finisci, perché altrimenti ti trovi che lo devi fare tutto Però quanto la insieme. mattina ti devo dire una cosa, se tu la metti Ma qua... tu la puoi prendere? Hai già messo un progetto dentro la cartellina? Bravissimo! Bravo! Se Dimmi. tu mi fai tutto, però, i progetti, se quando io li devo mettere, non li voglio lasciare per sempre là,
dopo quello non si vede e io voglio un modo carino per fargli Ho vedere. capito, ma tu non ne puoi mettere uno per uno, Ste, perché tu fai talmente tanti disegni, mamma. Mamma c'ha tutta una pila di disegni che tu hai fatto messa nelle cartelline. Capito? Tutti i disegni che hai fatto, dove li ho messi? Nel quaderno ad anelli con tutti i fogli trasparenti. Capito? Sennò si rovinano. Non ti colpire, che già sei matto. Ti colpisci, diventi ancora più matto. Io, ecco, stamattina sto in queste condizioni perché sto dando una pulita. In realtà sto buttando cose vecchie, ma tutto quello che ho buttato fino ad ora, questo che vecchio era senza tappo. No, amore, questi no. Questo, basta. Ecco, 4-5 pezzi ho buttato. Questo, no, questo, no, questo mi sono sbagliata. Questo mi sono sbagliata. Ecco, questo ho buttato. Basta. C'è qualche smalto che non usi più? Quando trovo gli smalti, mamma, te li dà. Certo. Questo è ancora Quello è un lì. lucida là, è un rossetto, mammi. Non si può scrivere col rossetto, mamma, non si asciuga. Capito? Gerberine, guardate. Anche gerberini. Certo. Ti fai venire l'intelligenza, vero? Vai a scrivere che poi tra un po' mangiamo, eh? E quindi niente, sto approfittando, mi voglio prendere un caffè, ecco, ma vai al cane. Sto approfittando di fare qualcosa oggi dentro casa, ma mi sentivo molto in vena. Volete un cane con un bambino? Vi faccio uno sconto. Un'offerta 2 per 1. 2 per 1? Si dice 2 per 1? Sì. 3 per 2? Vabbè, insomma. Se ne prendete uno, ve ne regalo un altro. Un'offerta fantastica. Di certo non vi annoiate. Buon caffè. È mezzogiorno, ma quelle due camicette le potrei anche regalare, tanto non le metto più. Io sono troppo affezionata alle cose materiali, ma non materiali costose. Tipo queste qua, chi se le ricorda, le avevo comprate post gravidanza. Quindi ci sono parecchio affezionata, ma è la bellezza di, credo, 3 anni che non le indosso, anche 4. E quindi io sono del parere che dopo 3 anni che un capo non viene indossato, ma anche 2, debba comunque essere regalato. Se è rovinato, se sono rovinati, io li taglio, ci faccio gli stracci, anche quei calzini, queste cose qua. Però ecco, io già ve l'avevo detta sta cosa: o li passo a mia sorella o li passo alle mie amiche. Quindi non è che vanno buttate, però c'ho sempre quella nostalgia. Poi ho la paura di dire adesso la do via. Però poi se la ricerco, perché mi è capitato con tante cose, e a volte ho tirato un sospiro di sollievo perché non le avevo gettate, quindi gettate o comunque regalate. Vabbè, devo. Mamma mia, non vedo l'ora che va via l'inverno perché almeno levo i maglioni, non ne posso più, cioè non c'è un pezzo di. Ma io le cose estive non le ho messe. Oh mio Dio. Come rendere fashion un barattolo di capperi? Sotto si vede un po' riflesso, non so se vedete, ma. Poi alla luce, ecco, così forse si vede riflesso, ma così non si vede molto. Quindi mi sono fatta prestare un po' di cianfrusaglie da Stefano. Ci ho messo anche i brillantini intorno. Mio Dio, ragazzi, il delirio! Qua ci stanno dei rossetti che io ancora devo, cioè, sono ancora chiusi, che mi faccio le scorte, tipo. Cioè, ragazzi, vabbè. Qua questi De Kiko, che sono quelli tipo blu, neri, verdi, vabbè. Io però mo vorrei mettere, cioè divide, questo per dire che è Kiko. Accidenti, questo è bello, aspettate. Questo è un Astra, però questo qui è usato, forse, è usato poco. Questi sono i NYX, io NYX ce l'ho alla romanina, questi mi pare che costino intorno agli 8 euro se non sbaglio. NYX Lingerie, sempre NYX, però è la linea Megals. Questa è Mesauda. Oddio, i rossetti di Mesauda sono qualcosa di spettacolare. Questa però è la collezione vecchia. Vibrant Lipstick. Vediamo questo. Wow, raga, madonna, questo non l'ho messo mai. Poi c'hanno dei profumi fantastici. Vabbè, poi dopo vengo io a vedere, non ti preoccupare. Che odore. Certo, con Stefano a casa, questo sarebbe da fare quando non c'è sta ragazzino. Oddio. Perché pure se non è ora di mangiare. Questo pure mi sauda, guardate, però questo l'ho usato. Questo già l'ho usato. Perché Vibrant? Ah, i Vibrant Lipstick era la serie forse. Questo qua è un po' più sul marrone, anche questo l'ho usato. Questo pure, questo è bello.
516 il Bollywood. Wow! Non me li ricordavo più, mamma mia. No, devo cercare di metterli. Questo è Kiko, questo qua l'ho tipo messo swatchato, ma non l'avevo usato. Questo pure è di una collezione vecchia, forse l'altro anno. Questo Nick è ancora chiuso, tra l'altro mi hanno detto che da quel sapone tra un po' non la lavorano più, quindi mi attacco. Questa era Astra, anche questo era uno dei Nick, scusate, New York Color, sempre preso da quel sapone, guardate quanto è bello, però è chiuso perché c'ho la scorta. Questo è un puro bio, sembra un fucsia. Strano, è ancora. Sembra tipo opaco sopra, sembra congelato. Oh, Madonna, come scrive bene, raga. Cacchio, bello. Non vedo l'ora di avere la mia vanity per mettere a posto tutto. Questi li presi su Banggood, ve li swatchai tutti. Ci dovrei avere pure un altro. Eccolo. Tra l'altro, mi deve arrivare qualcosa da Banggood. Ecco, per dire, ma tutti questi qua, no? Li potrei dividere per marca, perché qualcuno è NYX, qualcuno è Nabla e qualcuno è Mesauda. Questo è bellissimo. Questo che è? Mesauda. Devo ricominciare a truccarmi, raga. Devo ricominciare a truccarmi. Ecco, questo qua mi sa che lo regala un'amica mia perché non mi sconfinferava più di tanto. Però gli altri mi piacciono tutti. I marroni devo regalare alla mia amica, che non mi sconfinferano. Vabbè, devo trovare una soluzione che metta a posto. Oh mio Dio, e poi il bello è che non butto niente perché è tutta roba nuova. Questo era il bronzer, che bello scuro. Poi avevo questo di Kiko, che era un blush fard in crema, numero 02. Lo dovrei mettere tra i fard. Poi avevo questo me l'aveva regalato Nadia. Doppio fregnetto che è pronto. Le gerbere le porto o no? Chiudete tutti gli occhi. Sono attenta, ti guido io. Aspetta, fermo. C'ho quasi paura io. Che levo la sedia. Apri gli occhi, guarda che bella torta. Bellissima! Come mettere in disordine? Bello! Cacchio! Avevo messo tutto a posto, bello! Com'è? Di chi è il compleanno? È mio, tuo. Ah, grazie! Il mio è a maggio, però! Ho Soffio! preso pure questo. Sì. Tanti auguri! Sembra il mercatino! Che vuoi mangiare? Ah, lo sai che ti volevo Tra un chiedere. po' ora di pranzo? Dio, non finirò mai, ragazzi. Non finirò mai. Perché la questione principale è che non c'ho. Ah, questa qua era Decatrice. Questa mi piaceva. Un sacchissimo mi piaceva questa. Vabbè, metto a posto. Cioè, guardate qua. Io qui ci avevo messo quelli che usavo di più. Tutti i miei prodottini in crema. Oh, qua. Anche questi. E qua, sapete qual è il brutto? Che neanche potete dire, ah, perché te li inviano? No, mi sono comprata tutto da sola perché ancora non mi hanno mai inviato niente di trucco, niente, nessuna azienda a parte la FM Group 3 anni fa. Quindi mi sono comprata tutto da sola. Ebbene sì. 3,40 e mi posso ritenere abbastanza soddisfatta. Qua ci ho messo tutte le matite occhi che erano in una scatola e non le trovavo più. Qui ci ho messo tutti i pennelli occhi, lì tipo gli ombretti in crema che uso un po' di meno, i temperini, là dietro gli specchietti, qui tutte le palettine carine e ho buttato quelle che erano scadute, ma erano tipo due dell'Hello Kitty, proprio piccole piccole. Qua tutte le palettine che mi piacciono di più, i rossetti Mesauda, Nabla e quant'altro. E qua ci ho messo tutti i Mesauda, appunto, i rossetti, questi della Kiko, questi dell'Astra. Insomma, ho cercato di fare qualcosa di carino. Qui è un pochino più incasinato, ma purtroppo lo spazio è quello che
Qua ci ho messo tutti i gloss. Qua ci sono palettine, insomma roba random, qualche blush. E qui invece ci ho messo tutti i fondotinta nuovi ancora da utilizzare, a parte questo qua che è già utilizzato. Pennelli da viso, qua cose random, pennelli labbra, qualche mascara, matite labbra. Qua ho messo le creme per il viso, l'olio da sera, questo che uso tutte le mattine, il contorno occhi, questa è una cremina per le mani. Qua invece ci ho messo, diciamo, tutti i contorni occhi a parte le creme da giorno e da notte. Ci sono tutti i contorni occhi a parte questo, che è un prodotto che va messo sopra i glitter, una roba del genere. Comunque li ho messi qua dentro. Là dietro c'è il mio specchietto e nelle cassettine tutti i rossetti già utilizzati. Qua ho fatto il reparto Astra e seta blu. Qua invece ho messo New York Color e Cyan. Qua qualche ombrettino random. E qui ho messo anche qui, diciamo, qualcosa di random, tipo qualche ombretto che mi piace un po' di più, il 2 in 1 cipria fondotinta della Essence. Questi sono i correttori verdi, questi qua, questi due. E questo invece è il primer, quello marroncino. Ne avevo presi due, uno l'ho finito e l'altro è ancora chiuso. Mi è rimasto fuori soltanto questo. E fondamentalmente non ho buttato niente, a parte scatolette vuote, profumini essiccati, burro cacao finiti. Sono stata brava, cioè veramente, ecco, ho buttato tipo sto specie di eyeliner, ma perché non mi piaceva e non scriveva proprio. Poi c'è un barattolone. E per quanto riguarda il make up, ho buttato questa perché veramente c'ha, la tenevo per bellezza, ma c'ha la bellezza di Maria Pennelli, ho 8 anni tipo. Questa la tenevo perché era carina. E poi di Hello Kitty, eccola, questa perché mi piaceva un sacco, ma non ha mai scritto molto bene. L'avevo presa tipo dei H&M, una roba del genere. Infatti, se vedete, è ancora intatta perché, cioè, non scriveva. Scriveva poco. Cioè, ecco, sulle mani sì, però poi sugli occhi non scriveva un cacchio. Vabbè. Però via, comunque c'ha troppi anni, c'avrà pure questa, boh, 8-9 anni, quindi via. Penso che questa serata chilometrica possa volgere alla fine di questa giornata, che ho detto. Questa giornata chilometrica possa volgere alla fine di questa giornata. L'ho detto tutto al buio. Oh mio Dio, aspettate. Ok, mi devo mettere un po' di tonico, ma non mi vado a prendere i dischetti, quindi tipo dopo barba mi metto. Ecco qua, sono stanca morta, raga. Mi sono fatta una doccia mega galattica. Ok, mi sono messa a posto pure un'altra parte d'armadio. E la cosa assurda, sapete qual è? Che ho buttato una marea di vestiti, buttato sempre tra virgolette, scartato 2000 vestiti, pur avendo scartato, prima c'entrava tutto, mo mi sono rimasti fuori parecchie cose che non so dove mette. Aiutatemi. Buonas noches. Che dicevi dalle zerberine? Buonanotte e buone botte, belle tette. Ma che belle tette, ma vattene, dai. Ma dai. Voglio rimorchiare una zerbera. Vuoi? Voglio rimorchiare una zerbera. Ma vedi, dannattene, va. Oh.